Sarà tolleranza zero per chi guida ubriaco o drogato, stretta sui neopatentati, sospensione della patente per chi al volante parla al cellulare. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge con interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la riforma del codice della strada. 18 gli articoli del testo che ora saranno discussi in Parlamento. Nessun ritocco agli attuali limiti alcolemici, ma chi è già stato condannato per aver guidato in stato di ebbrezza avrà l'obbligo di installare l'alcol lock, dispositivo che non fa partire l'auto se il guidatore supera il tasso zero. Basterà risultare positivo al test rapido sull'assunzione di stupefacenti per far scattare la revoca della patente per 3 anni. In caso di recidiva la sospensione arriva a 30 anni. Divieto di guidare auto di grossa cilindrata per i primi 3 anni dal conseguimento della patente. La norma introdotta sulla scia del drammatico incidente in cui ha perso la vita a Casal Palocco un bambino. Un minorenne trovato alla guida di un'auto ubriaco o drogato non potrà conseguire la patente fino a 24 anni. Sospensione breve della patente da 7 a 24 giorni per l'autista che usa il cellulare o va contromano. Sono interventi che hanno un fine, che è quello di contrastare in modo più severo le infrazioni stradali commesse da quei conducenti poco attenti e poco capaci. Il nuovo codice prevede protezione per i ciclisti, obbligatoria la distanza almeno di 1,5 metri quando si sorpassa una bici. Arrivano anche norme sui monopattini, saranno obbligatori targa, assicurazione e casco.